Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo. Perché faccio così? Benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ritornati sul primo. Siamo arrivati sul primo Z Answer che mi ha consegnato il nome Cobatto. Quindi lo ringrazio perché ero molto indeciso sulla serie da portare. No, porca vacca. Il nome della serie da portare. Praticamente questa Z Answer si occupa di un video un po' più leggero, tranquillo per la domenica, dove fate le domande e io vi rispondo. Abbiamo già ricevuto due domande, mi raccomando, no, tre domande in realtà, quindi lasciatele qua sotto e arriveranno i video di domenica, quindi sarà domenica. Ho notato che qua sopra c'è la luce del... cacchio, è qua sopra, c'è la luce del Signore, sembra che sto arrivando dal paradiso. Comunque, detto ciò, non è un problema, iniziamo subito, che il tempo stringe, non so quanto molto probabilmente uscirà molto corto questo video, perché sono due domande, ci metteremo pochissimo. Allora, prima domanda da LucaNix5, che ci fa... Ovviamente metterò il messaggino e tutto. E come ti è venuta la passione per YouTube e che liceo hai fatto? Allora, come mi è venuta la passione di YouTube? Diciamo che ho sempre avuto la passione, comunque mi piaceva sempre fare video, sapete, montare pezzettini di foto, video, quei classici video che si fanno con Windows Movie Maker, proprio agli albori si inizia così, E diciamo che un'estate era l'estate 2015, no, forse prima, perché ho iniziato a aprire il canale nel primo aprile, quindi siamo in pesci d'aprile. Primo aprile del 2015, dove facevo Minecraft, cose così. Comunque i contenuti non sono cambiati, diciamo che poi mi è piaciuto, la voglia è sempre aumentata e niente. Poi sono arrivati piccoli traguardi, perché sono piccoli, per me sono importanti, ma sono piccoli rispetto ai numeri che sono adesso. Piccoli traguardi, quindi ti viene lo stimolo e tutto, ti vai avanti e mi è piaciuto. Poi, che liceo hai fatto? Io non ho fatto liceo, ho fatto l'istituto tecnico Barletti, si chiamava. Elettronico elettrotecnico indirizzo automazione. Facevi sistemi, programmazione, cose così, diciamo sull'elettronica. Poi, prossima domanda. Cobatto, che ce la fa? Cobatto, quello che mi ha suggerito il nome della cosa, mi fa: di che regione sei? Sono del Piemonte, un piccolo paesino a sud del Piemonte, vi do questo piccolo indizio, sud del Piemonte. E nulla, direi che per questi video tutto, molto breve, anzi fatemi delle domande qua sotto, così almeno nel prossimo Z Answer vi rispondo. Vi chiedo di condividere la live su tutti i gruppi, Facebook, Instagram, WhatsApp, so che avete gruppi di WhatsApp, quindi condividetemi tutto lì, lasciate un bel like. Iscrivetevi se non è fatto, qua sotto il pulsantino rosso, e attivate la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche. Direi che, ecco, un piccolo aggiornamento dei video per questa settimana. Per questa settimana c'è un piccolo problema, perché io devo dare degli esami dell'università, perché non lo so, faccio università, faccio informatica, sono al primo anno, e ho degli esami da fare. E questa settimana ho già due pezzettini, si chiamano esoneri di esame, quindi sarebbero due piccoli esamini da fare, che poi si andranno a completare con l'esame che poi si farà a gennaio. Detto di ciò, ecco, purtroppo questa settimana sono molto impegnato a studiare e usciranno, penso, tre video sicuri, quindi martedì sicuro esce un video, almeno se non ci sono problemi che stacca la linea, succede qualcosa, dovrebbe uscire il video. Poi dovrebbero uscire giovedì e venerdì, se tutto va bene. Al massimo, se no, ci vediamo. Poi uscirà lo Z Answer normalmente, se lasciate le domandine qua sotto. Quindi nulla. Noi ci vediamo martedì con un nuovo video, vi chiedo di condividere come ho detto già prima e ci vediamo domani con un nuovo video, cioè martedì con un nuovo video. Ciao a tutti!